Volevo chiederti di entrare in comunicazione, visto che si è scritto, e cominciamo con la sua domanda. Buonasera a tutti. La mia domanda, Giulietta, è molto semplice. Ho letto le esternazioni di Maria Zakharova, che parla addirittura delle profezie dei Maya. Dice che siamo, cito testualmente, in generale, credo che ci siamo affrettati troppo a dire che il calendario Maya era del tutto sbagliato, annunciando la fine del mondo. Può darsi invece che abbiano avuto ragione, perché ciò a cui noi assistiamo in questo momento sono dei movimenti tettonici nelle relazioni e sullo scenario internazionale, che non riguardano una singola regione, un singolo continente, ma sono un movimento globale di ridistribuzione delle forze nel mondo. Perlomeno ce ne sono tutti i segnali e la tendenza sembra aumentare. Bene, ti ringrazio Vladimiro. Prego. Il riferimento è pertinente, nel senso che è ovvio che la signora Zakharova non crede alla profezia dei Maya, ma il paragone però è invece molto forte e condivido con te il ragionamento. È drammatico. Voglio dire, la signora Zakharova, tanto perché voi abbiate tutto il senso delle cose, è diventata recentemente la portavoce del Ministero degli Esteri russo. Quindi è una voce equivalente come potenza e come importanza a quella del portavoce del presidente americano. Se una signora, molto in gamba, io la conosco bene perché l'ho incontrata più volte, dice cose di questo genere in un briefing, vuol dire che a Mosca si percepisce un acutissimo pericolo. Non credo, io non credo personalmente che quello che lei dice è un bluff. Io credo che il gruppo dirigente russo percepisce quello che sta accadendo come una grave crisi, probabilmente senza precedenti. È quello che io vado dicendo da tempo. Oggi ho fatto un'intervista, sarò veloce, velocissimo a rispondere, ma insomma, oggi ho fatto un'intervista a una radio e il conduttore mi ha detto: lei non ha paura di essere incriminato prima o dopo per procurato allarme? E io gli ho risposto che sarei contento se qualcuno mi denunciasse alla magistratura per come diffusore di allarmi, perché così almeno ci sarebbero più persone che sentono quello che sto dicendo. Perché noi siamo davvero in una situazione di pericolo impressionante, senza precedenti. Io sono abbastanza anziano, ho visto molti momenti della vita politica internazionale di questi ultimi 45-50 anni e vi posso dire che io non ho nessun punto di riferimento altrettanto grave come questo. In nessun momento della mia vita, di giornalista, di politico e di cittadino, mi sono mai trovato di fronte a fatti così evidenti. Io sintetizzo qui quello che anche la signora Zakharova ha detto certamente in altre occasioni ripetutamente. Primo, noi abbiamo adesso tre scenari di guerra. Non è la prima volta, ma non è soltanto questo l'elemento. In tutti questi tre scenari di guerra, l'Occidente nel suo complesso, cioè la NATO, più altri alleati, e la Russia si trovano a contatto diretto con le loro armi. Tutti e due gli schieramenti dispongono di armi atomiche. L'idea che molti dei nostri concittadini italiani e dei molti europei hanno e continuano ad avere perché pensano che la situazione sia più o meno come quelle degli altri momenti della nostra vita, e cioè che sarà. Sì, ci sarà uno scontro, ci sarà qualche scaramuccia, ma poi si torna alla norma. Questa è un'idea sbagliata, è un'idea di un altro secolo, è un'idea di un altro momento storico del mondo, perché invece questo non sarà, non può essere tecnicamente una scaramuccia. Perché siccome i due contendenti sono entrambi armati di armi nucleari, allora in Siria la situazione sta degenerando velocemente perché l'Occidente, che ha perduto la battaglia di Siria, adesso vuole impedire alla Russia di far fuori il Daesh, cioè l'esercito islamico. E quindi interviene. Interviene la Turchia, interviene l'Arabia Saudita, che adesso sappiamo che ha la bomba atomica, intervengono gli Stati Uniti. Noi andiamo a un confronto di cui nessuno sa come si può gestire, perché la Russia sta lì.
e sta bombardando i terroristi. Che succede se in mezzo ai terroristi cominciano ad arrivare gli americani, i turchi, i sauditi? Ecco, la prima evidente questione è naturalmente tutto questo, Salah Sandir, è del tutto illegale, perché tutti quelli che entrano sul territorio della Siria sono degli invasori. Punto e basta. L'unico paese che ha diritto di stare in quella situazione è la Russia, perché è andata lì su richiesta formale ed esplicita del governo legittimo di Damasco. Tutti gli altri sono invasori e fuorilegge, e tra tutti gli altri ci siamo anche noi, o meglio, ci sono i nostri alleati della NATO e ci sono i nostri non alleati, ma molto sodali amici che tagliano le mani e la testa non solo ai dissidenti, ma anche ai ladri, che sono gli arabo-sauditi, che hanno la bomba atomica. Allora, se la gente capisce queste cose, capisce il pericolo. Secondo scenario, l'Ucraina. In Ucraina è tutto pronto per un inizio di una nuova guerra. Ci sono almeno 20.000 mercenari sul territorio ucraino, o vicino, cioè in Polonia, che sono pronti a entrare in guerra. Che succede? Fra un mese, fra una settimana, non si sa. Terzo scenario, l'ho ricordato oggi, e poi finisco la risposta e sentiamo gli altri. Il terzo scenario, lo annuncio. Oggi il governo della Repubblica di Lettonia ha dichiarato di essere pronto e ha approvato una legge che sancisce le misure di emergenza per fronteggiare un attacco russo. Ora, questa cosa è una follia assoluta. Che cosa significa che un paese della NATO che confina con la Russia annuncia praticamente una legge straordinaria per fronteggiare un attacco della Russia, ma la Russia non ha nessun attacco in programmazione, né contro la Lettonia, né contro l'Estonia, né contro la Lituania, né contro la Polonia, non c'è un attacco. Nessun esponente russo negli ultimi decenni ha mai parlato di queste possibilità, non esiste. E quindi dichiarare l'emergenza significa che loro si aspettano che qualcheduno faccia qualche atto provocatorio, ma questo atto provocatorio non può venire dalla Russia, perché la Russia non ha preparato nessun attacco. Quindi tre scenari, tutti e tre aperti a un punto interrogativo. E poi adesso l'Italia entra in Libia e così saremo fritti anche noi direttamente. Questo è il quadro per cui io credo che la signora Zakharova abbia detto una cosa molto importante, sperando che se ne accorgano in molti. Grazie della domanda, Vladimiro.